mio miglior nemico è un tipo strano, tipo che ti sembra cattivo ma piange come un bambino. Ciao a tutti, il mio miglior nemico ovviamente sono io. L'ho scoperto negli anni, non era una cosa immediata. Ci sono arrivato dopo 30 anni di sbattere la testa e farmi del male. Mi sono reso conto che ogni volta che cercavo un motivo esterno dei miei errori o dei miei difetti, in verità avrei dovuto puntare il dito a me, no? Io mi sono anche fatto del male, mi sono sabotato, diciamo che ho tante personalità e alcune non mi vogliono del tutto bene. E questo processo di lavoro musicale, ma anche umano, è di iniziare ad amare un po' più me stesso. Ho capito che era arrivato il momento di cambiare la mia vita e svoltarla a 180 gradi quando ho raggiunto un momento molto basso, un momento molto di difficoltà, dove non mi sentivo più me stesso, non ero orgoglioso di me stesso. E penso quello sia molto importante, e rispettare la propria parola, rispettare i propri valori. E quando mi sono reso conto che non mi riconoscevo più, ho capito che non volevo andare avanti in quella direzione. Le parole della canzone Dorian Gray appunto dicono questa vita da sobrio non fa per me. Ed è secondo me il mio lato oscuro che si sta ribellando, no? La canzone è molto punk, è molto veloce come beat, chitarre elettriche, batteria, molto diciamo cattiva come suoni. Ed è il mio lato oscuro che si sta ribellando e mi sta dicendo non sei fatto per una vita da sobrio. Però ogni volta che mi viene un dubbio, perché ogni tanto mi viene il dubbio, no? Sto facendo la scelta giusta. E poi dopo, quando rispetto la mia parola e rimango sobrio, arrivo la sera che sono con la mia ragazza, sono con la mia famiglia e mi rendo conto il perché faccio questa scelta e sono felice. Ho tanta fiducia nell'amore, diciamo che la mia consapevolezza adesso è che l'amore va coltivato, va protetto e non è solo un sentimento che arriva per fortuna e che rimane, e se non rimane, diciamo che secondo me va appunto protetto, va ogni giorno facciamo delle scelte, devono essere scelte responsabili per andare a valorizzare il rapporto umano con le persone. La mia carriera d'attore la porto avanti parallelamente con quella musicale, è una carriera di cui sono felice e orgoglioso, anche se ho appena iniziato, sono alle prime armi. Ho avuto la fortuna di fare già 3 film in 2 anni, quindi è andata bene in quel senso e continuerò a farlo. E per adesso nella mia testa nel recitare in inglese, comunque tutti i film che ho fatto fino ad oggi ho recitato in inglese, e non ho in programma di fare cose in Italia per adesso. Ma io voglio bene a Fede, io voglio tanto bene a Fede, oltre a essere il mio ex socio è anche un amico e ogni tanto ci sentiamo e gli faccio capire che, cerco di fargli capire che lo supporto e che sono dalla sua parte, e chissà se un giorno torneremo insieme. Se i tempi saranno maturi, sì, io sono sempre positivo a riguardo. Oggi mi sento sì più sereno, più felice e anche più tranquillo, tutte cose positive, e mi sta anche tornando un po' quella fame che mi era venuta a mancare negli ultimi anni, in cui diciamo dopo aver raggiunto certi obiettivi è come se mi sentissi mi fossi sentito vuoto, perché ho raggiunto gli obiettivi che ho sempre voluto, diciamo che ho raggiunto dei traguardi che erano i miei sogni da adolescente, e una volta che li ho raggiunti mi sono sentito vuoto perché mi sono reso conto che non erano quelli a darmi la felicità. Ma in verità ho scoperto che è stato il percorso, no? Che mi ha portato poi a fare quelle cose che mi dava quella soddisfazione. E quindi adesso che mi sta tornando la salute mentale, fisica, mi sta tornando quell'entusiasmo, quella fame, quella voglia di spaccare che mi era un po' mancata, e sicuramente questo mi porterà tante cose belle. Un saluto a tutti i lettori e ascoltatori di FQ Magazine del Fatto Quotidiano. Un abbraccio.